Bene, cominciare un altro giorno, lasciare nel letto tutta la stanchezza, un'altra giornata, vediamo che cosa possiamo da fare in questo nuovo giorno. Cominciamo con questo drone Bugs 20AS. È arrivato qui per riparazioni e oggi cercherò di fare questo drone buono di nuovo. Bene, cominceremo ora. Questo è il primo lavoro di questo giorno e io farò la riparazione di tutti e quattro i motori del sistema di ESC, di luci e dopo una riparazione all'interno di questo drone. Vieni! Vede qui se non è danneggiata la luce e sui motori. Bene, dopo tutto quello che ho fatto qui, questo motore non sarà buono per volare. Il tuo proprietario ha danneggiato molto. E ora non può volare più. Solo il cambiamento. E acquisterò un altro per fare il cambiamento qui. Andiamo, il prossimo drone. Difficile, ma nel drone anteriore il proprietario ha fatto un tentativo da riparare i droni nella stessa casa e ha buttato un po' di grasso nei motori. Non si può da usare niente in questi motori. Tutti i motori di drone sono fatti per girare senza nessuna cosa, solo i motori. Queste nuove macchine non bisognano più di quella lubrificazione che le antiche macchine bisognavano. Quest'altro drone, ora, sì, oggi io cercherò per non fare questo video molto estenso, sarà un video un po' compatto, vediamo, ma un drone che il proprietario ha aperto nella casa senza nessuna sicurezza, senza niente. Parti dei droni sono arrivati qui, ma faremo la riparazione. Questo è un SG907. Io farò volare in un po' più di tempo. Il tuo proprietario aveva parlato che questo drone
non può volare più da 2 metri. Vediamo, vediamo. Bene, vediamo ora cosa è successo con questo drone che non può volare. Non è buono, non è buono. Facciamo la riparazione. Ora questo drone porta 2 antenne veri e solo una cosa io farò. Bene, possiamo ora cominciare la prossima riparazione di drone. Questo ora è molto bene. Bene, ora vediamo se può volare per un po' più da 2 metri. Vediamo. Drone vediamo. Olha, è bello. Gimbal da 2 axis. Perfetto. Secondo il proprietario, questo drone non fa più il contatto. Non è buono. Non fa più il contatto con il telefono. Vediamo se può volare. Vediamo anche il gimbal. No, il gimbal non è buono. È stabilizzato, ma non è buono. Non fa nessun movimento. È danneggiata la scheda di Wi-Fi. Facciamo la riparazione ora. Questo è il terzo per oggi. Cominciamo. Bene, la riparazione è fermata ora perché il proprietario di questo drone ha danneggiato molto questo cavo flessibile. Non ha niente qui per fare, se no produrre un altro o acquistare un altro. Ma tutti i centri commerciali nel Brasile sono chiusi a causa di Covid-19. Portanto questo drone non sarà buono oggi. Chiedo a tutta la gente nel Brasile
per non aprire il drone nella casa, senza conoscenza, senza nessun strumento. Ma è difficile. Molte persone che inviano questi droni per fare riparazioni attentano prima di tutto da fare nella casa, senza nessun equipamento, senza niente. E un piccolo danneggio dopo è cambiato da una grande cosa da fare riparazioni qui. E oggi è questo. Non è buono. Aspettiamo alcun centro commerciale aperto per acquistare tutti i materiali che ho bisogno qui, non solo per questo drone, ma per un altro drone che anche come questo è molto danneggiato qui. Il prossimo. Bene, il quarto drone sarà un Vivo Zen Mini. Vediamo la batteria. Piccola, molto piccola. Ora vediamo il drone. Il tuo proprietario ha parlato che il drone non fa la connessione con il telefono. Non ha batterie qui. Solo un istante, io ritorno ora. Bene, ora possiamo vedere questo drone. Non è fatto binding. Non è fatto. Vediamo cosa è successo qui. Non è fatto il binding. Bisogniamo da fare l'apertura. Ora è fatto. Ma bisogniamo da fare l'apertura. Bene. Due motori sono danneggiati, ma questo drone non è molto male. Vediamo. Farò ora le riparazioni di questo drone. Cominciamo. Ora facciamo un po' migliore il segnale con il cambiamento di questa antenna e quest'altra a queste due braccia. Bene, e è questo il Vivo Zen Mini, il mio quarto drone per oggi. Come si fa? Ho fatto ora. Sì. Ora è tutto bene con questo drone. Perfetto. Ora io ho bisogno da fermare un po' il mio lavoro per acquistare alcuna cosa per mangiare. Alcuna cosa da mangiare perché ho fame. Ma ho sempre con molta fame, tutto il tempo. Ci vediamo dopo.